Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Ring of Volto. Siamo arrivati al pay-per-view Volto in the Bank. E dunque, signore e signori, partiamo subito col primo match della serata. Volto in the Bank, ladder match valevole per la valigetta argento. E dunque, abbiamo da una parte Simon Hunt, dall'altra abbiamo Sam Day. Signore e signori, il seguente incontro è un Volto in the Bank ladder match ed è valevole per la valigetta argento. E il primo atleta a fare il suo ingresso è Sam Day. E il suo avversario è Simon Hunt. E dunque, signori, si parte Volto in the Bank, ladder match. Simon Hunt attacca subito Sam Day, che però, signori, passa al contrattacco, lo prende, lo manda all'angolo, ma Hunt respinge l'attacco, braccio teso, no amici. Sam Day passa al contrattacco ribaltando tutto, Irish Whip, poi acchiappa Simon, che però, no signori, lo prende e lo scalcia via, ancora braccio teso, ma no, ancora Sam Day lo acchiappa ribaltando tutto, lo prende, lo spinge all'angolo, Hunt si oppone, ma Sam, guardate cosa fa. Mamma mia, signori, spettacolo puro in questo avvio di Volto in the Bank ladder match. Intanto Sam, guardate, prende subito la scala. E qua, ragazzi, Sam ha fretta di prendere la valigetta. Eccoci qua, fa il giro, la posiziona sul quadrato. Intanto Hunt si sta rialzando, Sam allora lo colpisce. Capra di Hunt, che però no, lo travolge con un braccio teso e Sam urta violentemente con la schiena sulla scala. Ma porca miseria, adesso Simon lo prende, lo scalaventa all'angolo, rincorsa, mio Dio, doppia ginocchiata. E poi acchiappa Sam da terra, che però no, con una gomitata riesce a respingere l'offensiva. Adesso afferra Hunt, attenzione, manovra spezzaschiena. E poi Russian Leg Sweep e lo manda al tappeto. Mamma mia, signori, che contesa. Adesso Sam prende subito la scala, inizia già a posizionarla, ma non ci credo. Eccolo qua, sale con calma. Intanto Hunt sta cercando di rialzarsi. Ecco qua, Sam sta già cercando di agguantare la valigetta. Attenzione, la presa del gancio è davvero forte. Intanto Hunt lo colpisce, attenzione, ma Sam gli fa sbattere la testa sulla scala, lo riempie di pugni. Ancora Sam, no, Hunt ribalta tutto. Oddio, adesso è lui che fa sbattere Sam. Oddio, lo scalcia via, lo scalcia via. Porca miseria, adesso è Hunt che inizia ad afferrare la valigetta e prova
a sganciarla. Attenzione, come ben sappiamo, la morsa è bella stretta. Hunt sta cercando in qualche modo di allentarla. E intanto Sam si riprende, amici. Sam si riprende, così. No, Hunt, gli tira una pizza. Boom, ancora un'altra pizza. Ancora Hunt. Ma no, Sam lo evita. No, ancora Simon, signori. Ancora un bel forearm. Prova una chop. No, Sam Day ribalta tutto. Lo colpisce. No, ancora Hunt. Che botta. Ma no, ancora Sam che lo evita. Mio Dio, signori. Sam Day scalaventa Simon Hunt. Così lo butta giù. E dai, si ritorna a sganciare la valigetta. Mamma mia, signori, ma quanto è difficile sganciare sta cacchio di valigetta. Attenzione, Hunt sta cercando in qualche modo di rialzarsi. No, no, che fa? Oh mio Dio, scansa! Via la scala! Oddio, acchiappa Sam Day. Electric chair. E lo schianta al suolo. Che potenza di percosse. Adesso guardate, gli tira una serie di pizze sulla schiena. Roba da matti. E poi mette a segno la sua manovra speciale. Adesso Hunt studia la situazione. È bello concentrato. Vediamo un attimino. Prende Sam. Lo vuole tenere lontano dall'azione. Sì, sì. Lo afferra. Attenzione, prova a scassargli le costole. Mamma mia, che morsa. Guardate con la quale continua a stringerlo. Ancora Simon Hunt. Mamma mia, lo sta stordendo per bene. Adesso la ferra, attenzione, lo rimette in piedi. Oddio, la sua finisher. La sua finisher. E qua ragazzi lo mette KO. Dai, adesso la ferra. Sì, Sam Day finisce all'esterno del quadrato. E adesso per Hunt, mi sa tanto che è giunto il momento di prendere la scala per arrivare alla valigetta. Vediamo, ecco qua. La prende, eh sì. Adesso a campo aperto, campo libero, signori, per Simon Hunt. Dai, deve afferrare la valigetta. Così, dai, deve allentare il gancio. Attenzione, Hunt ce la sta per fare. Sam però si rialza, Sam si rialza. Dai Sam, dai, sì, all'ultimo, raggiunge Simon Hunt. Così, sì, lo tira giù, ma Sam che fa? No, prendi la valigetta, Sam! Oh mio Dio! Si lancia dalla cima della scala, ma non ci credo! E sorprende Hunt! Sì, mette a segno la sua manovra speciale, così adesso lo vuole tenere a distanza. Sì, lo manda sulle corde, sì, arm drag, e lo manda al tappeto, così... Così, adesso Sam deve solo prendere la valigetta. Dai, Hunt si rialza, signori. Hunt si rialza, attenzione. Raggiunge Sam. No, non ci credo. E lo colpisce. Lo agguanta praticamente all'ultimo. Oh mio Dio, però Sam lo evita. Così. No, Hunt ribalta tutto. Continua a colpirlo. Oh mio Dio, no! Sam Day lo evita ancora una volta. Così, attenzione, Hunt barcolla! Cade giù! Sam, dai, afferra la valigetta! Sì, Sam Day è diventato Mr. Volto in the Bank. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro, Tag Team Match, valevole per i titoli di coppia della Ring of Volto. Da una parte abbiamo gli sfidanti, i maschi alfa del pro wrestling, ovvero Big Joe e Texas Andrew. Dall'altra abbiamo i campioni in carica in rappresentanza del D-Club, Zoom e Alexander Tully. Signore e signori, il seguente incontro è un tag team match ed è valevole per i titoli di coppia della Ring of Volto. E il primo team a fare il suo ingresso è quello degli sfidanti. Loro sono i maschi alfa del pro wrestling. Loro sono Big Joe e Texas Andrew. We'll be right back.
e i loro avversari sono i campioni di coppia della Ring of Volto. Loro sono Zoom e Alexander Tully. Loro sono il Big Club. E dunque, signori, vi ricordo che da un lato abbiamo gli sfidanti, loro sono i maschi alfa del pro wrestling, Big Joe e Texas Andrew. Dall'altra, i campioni in carica della Ring of Volto, Zoom, Alexander Tully, il V, Club. E dunque i campioni consegnano le loro cinture nelle mani dell'arbitro che, come da rito, si reca al centro del ring e le alza. La contesa titolata può avere inizio. Eccoci qua, signori, si parte. Alexander Tully, guardatelo, bello grintoso, così, scarica all'angolo Big Joe, rincorsa, no signori, maschio alfa, intercetta tutto, boom, sbracciata e lo manda al tappeto, così, che grande avvio di match per questo grande tag team match. Intanto, guardate il maschione, prende Tully, lo sbatte violentemente all'angolino, cambio per l'altro bel maschiaccio alfa del pro wrestling, Texas, Andrew che collabora con Big Joe, guardate, mio Dio, ginocchiata sul cranio di Alexander Tully. Adesso Andrew lo prende, lo rimette in piedi, ma qua signori Tully, guardate, intercetta tutto. Oh mio Dio, un roll up! Non ci credo, lo vuole già per fare. Uno, due, ah! Texas Andrew, non ci sta e riesce a rialzarsi. Adesso Tully ne approfitta, guardate, lo prende. No, Andrew, mamma mia, prima lo spinge via e poi crossbody in rincorsa. Ma che potenza, adesso afferra per bene Tully. Lo manda all'angolo, adesso l'afferra, attenzione cosa vuole fare, guardate. Non ci credo, mamma mia, guardate, oh mio Dio, Alexander Tully, che viene sballottato da Texas Andrew, che guardate, con Gian infierire, mamma mia, sganascione, dritto sulla schiena del componente di club, ancora Andrew, lo afferra, attenzione, prende Tully, che però no, basta, non ci sta, passa al contrattacco, lo colpisce, ripetutamente, si scuote la testa, Andrew però lo spinge via, Tully però lo intercetta, attenzione, no Andrew, no ancora Tully, Hurricane Rana, così adesso cambio per Zoom che entra nel match, intanto Texas Andrew ribalta subito tutto, no, adesso Zoom la chiappa, attenzione, lo colpisce, che fa, rincorsa le corde, mamma mia che manovra, pronca schiena, bellissima, schienamento, uno, niente, maschione alfa, è duro come la roccia, così allora Zoom lo rimette in piedi, continua a colpirlo, ma qua ragazzi, Andrew, non ci sta, se lo inzaina, ma no, Zoom, gli piomba le spalle, e attenzione, prova una culla, sì, uno, ah, Andrew ribalta tutto, uno, due, ah, Zoom in qualche modo, sguscia via, allora Andrew lo colpisce con un calcione dritto nel petto, intanto zuffa tra Alexander Tully e Big Joe. Intanto Andrew manda Zoom all'angolino. Adesso no, gomita la parte di Zoom che appena rincorsa. No, Andrew!
German Suplex ribalta tutto mandandolo al tappeto, poi guardate, lo afferra da terra per la testa, mio Dio, lo scaglia al tappeto con estrema violenza. Adesso cambio, peraltro bel maschione alfa, Big Joe che torna nel match, pugni a raffica sulla faccia di Zoom, stomp sulla bocca dello stomaco, ancora Joe continua senza sosta, in modo imperterrito, ad infierire. Adesso prende Zoom, lo sbatte all'angolo, rincorsa Spear, e poi guardate, calci ripetuti sul petto, boom boom boom, mamma mia, Zoom veramente messo male. Intanto Big Joe sarà a prendere con Alexander Tully, lo vuole togliere fuori dai giochi, una bella pizza così, e poi cambio per Texas Andrew che torna nel match. Adesso raccoglie uno Zoom stanchissimo da terra, lo rimette in piedi, e qua ragazzi ce l'ho in groppa, running power slam, c'è la chiusura, 1 2, ah, kick out giusto in tempo da parte del componente del V-Club. Allora Andrew prova una gomitata in caduta, ma qua signori Zoom ribalta tutto, così calf crusher, dai così che deve far cedere, vai così, vai Zoom. Andrew però guardatelo, è una roccia, guardatelo, è forgiato d'acciaio, resiste, oh mio Dio, sfrutta tutta la sua prestanza fisica così, ed esce fuori dalla calf crash. Adesso prende Zoom, guardate, la ferra, sì, lo manda all'angolo, rincorsa, no, Zoom lo evita, e poi veri European uppercut, così, va da Big Joe, lo butta fuori, fa schienare Texas Andrew, è la fine signori, 1, 2, e no, non c'è il 3, Texas Andrew si rialza, arbitro, oh, intanto cambio per Alexander Tully che torna nel match. Così il V-Club sta sfruttando appieno questo momento favorevole, quindi Tully afferra per bene Texas Andrew, lo manda lì sull'apron, gli tira una pizza, boom, dropkick, lo fa finire all'esterno del quadrato. Adesso Tully con un balzo sale sulla cima del paletto e poi Swanton Bomb, mamma mia signori, che spettacolo, così vai che ci divertiamo. Adesso Tully prende Texas Andrew, lo riporta sul quadrato, così, e adesso potrebbe provare lo schienamento, vediamo, dai, 1, 2, ah, colpo di reni da parte di Texas Andrew. Allora Tully, guardate, boom, prepara questa bella gomitata in caduta, dritta sul cranio, poi rimette in piedi il suo rivale, che però basta, non ci sta a passare il contrattacco, non ci credo, lo agguanta da dietro, guardate, oddio, che pugno sulla testa, ancora Andrew, afferra Tully da terra, così, boom, lo scaglia al tappeto, con grande potenza, poi lo prende, attenzione, Irish Whip lo manda sulle corde, e lo schianta al suolo, 1, 2, no, colpo di reni del campione di coppia, Andrew si dispera, però guardate, non demorde, prende Tully, boom, sganascione, dritto sulla schiena, adesso il maschione alfa si reca da Big Joe per dargli il cambio, dunque Big Joe torna nel match signori. Adesso Joe studia attentamente la situazione, Tully è lì stanchissima a terra, però no, incredibile, ribalta tutto, e poi Blue Thunder Bomb, oh mio Dio, così dal nulla, 1, 2, no, non ci credo, Big Joe si rialza. Allora Tully, così, lo prende, lo afferra per la nuca, così, lo manda lì sulle corde, attenzione, lo posiziona, e qua signori, ma, mia, lo stannerizza, ma che bellezza, dai, c'ho schienamento, 1, 2, no signori, Big Joe ancora una volta si rialza. Allora cambio per Zoom che torna nel match, rincorsa, gomitata in caduta, così, no, gomitata che adesso non va a buon fine, Big Joe prova a colpirlo, ma qua signori Zoom contrattacca, no, ancora il maschione alfa, lo prende, se lo abbraccia, belly to belly suplex, così lo sta cuocendo a puntino, rincorsa le corde, mamma mia, la sua manovra speciale, l'ho spiaccicato, 1, 2, ah, Zoom esce fuori all'ultimo, ma non ci credo. Allora Joe lo prende, lo rimette in piedi, ma qua signori Zoom non ci sta, passa al contrattacco, Future Shock DDT, colpito e affondato, 1, 2,
Ah, Big Joe si rialza. Allora Zoom si dirige da Texas Andrew. Lo butta fuori. Adesso sale sulla cima del paletto. Mamma mia, signori. Uno splash devastante. Così adesso torna sul quadrato. Attenzione. Raccoglie Big Joe. Così la ferra per bene. Lo manda all'angolino. Calcola le distanze. Rincorsa. No. No. Big Joe lo evita. Boom. Braccio teso all'angolo. Vai così, vai, stomp, stomp, stomp e stomp. Mamma mia, signori, Zoom subisce l'ira di Big Joe, che se lo prende, lo rimette in piedi, se lo ingroppa per la sua finisher. E adesso per il V-Club, mi sa tanto che è giunto il momento dei saluti. Big Joe, guardate, no, ma che fa? No, no, back suplex ai danni di Alexander Tully, lì sull'apron. Mamma mia, signori, adesso Joe... Così, torna sul quadrato. Qua Zoom, ragazzi, non ce la fa più. Dai, Big Joe lo prende. Così, guardate. Powerbomb. Così, all'ennesima potenza. E lo schianta al suolo. E qua, signori, cambio per Texas Andrew, che torna nel match. Raccoglie da terra Zoom. Attenzione. Gli fiana chop, che dolore, poi non ci credo, se lo ingroppa, running power slam, 1, 2, no, Alexander Tully provvidenziale, che salva Zoom. Oh mio Dio, signori, che brividi. Adesso Joe, tranquilla terra Zoom, compie una rotazione, boom, pugno dritto in testa. Cambio per Big Joe, intanto Zoom sta strisciando verso Alexander Tully, ma Joe dice: vieni qua, dove vuoi andare, caro Zoom? Back suplex, e lo manda al tappeto. Uno stomp, ma no, signori. Zoom ribalta tutto così adesso. Vuole salire sulla cima del paletto. Vai, Zoom, si lancia, no! No, si fracassa le ginocchia. Big Joe, guardate, adesso lo raccoglie da terra. Mamma mia, signori, per questa gorilla press slam. Oh mio Dio, boom, lo scaglia alle sue spalle, poi se la prende con Tully, ma no, 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 gli tira una pizza. Attenzione però a Zoom, guardatelo, assutissimo, marchio di fabbrica, roll up, 1, 2, no, non c'è il 3, signori, non c'è il 3, adesso Joe travolge Zoom, così, poi guardate, mamma mia, Gavrench Powerbomb, oh mio Dio, ancora Joe, lo prende, lo rimette in piedi, se lo ingroppa per la sua finisher, e qua signori, non ci credo, abbiamo dei nuovi campioni di coppia, torna Texas Andrew sul quadrato, così torna nel match, prende Zoom, no, no, la sua finisher, signori, basta, 1, 2, no, Zoom, non ci credo, no, Zoom, si alza all'ultimo, ma non ci credo, no, non è possibile, ragazzi, non ci credo, se lo inzaina, no, Zoom lo prende, lo spinge via, braccio teso, così, intanto torna Tully, sì, e Zoom gli dà il cambio, così, Tully si dirige da Big Joe, attenzione, no, torna Texas Andrew, no, Tully fa muro, no, ancora Andrew, attenzione, così, una craniata, doppia chop, no, Tully passa al contrattacco, botte su botte, no, Andrew ribalta tutto, no, signori, ancora Alexander Tully, attenzione, no, ancora Texas Andrew, no, signori, ancora Alexander Tully, che se lo prende, così, lo manda all'angolo, rincorsa, no, Andrew alza le ginocchia, crossbody, e travolge il componente del V-Club, così, lo prende, gli tira una pizza, boom, ancora un'altra pizza, e qua, signori, lo attende al varco, basta, lo attende al varco, sì, vai con la sua finisher, sì, così, colpisce Zoom, dice, vieni qua, fatti avanti, sì, boom, lo butta fuori, grande Texas Andrew, bel maschione alfa, così, cambio per Big Joe, Tully barcolla, e qua ragazzi, Big Joe lo attende al varco, così, sganascione, di quelli poderosi, si batte il petto, e qua amici, è la fine, basta, sulla chiusura, 1, 2,
No! Non ci credo, Zoom! Zoom, salva la pelle di Alexander Tulli, ma non ci credo! Non ci credo, non ci credo. Intanto Tulli prova a ribaltare la situazione, ma Big Joe passa al contrattacco. Così, così, così. No, Alexander Tulli lo colpisce. Così, vai. Lo prende, lo manda all'angolo e l'uva kick. E l'uva kick, signori. E l'uva kick. Poi guardate Tulli concentrato. Oh, ed è il cambio a Zoom. Così, vai Zoom. No, no, che vuole fare? No, prepara il pancake! No, 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 signori! Pancake! 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 Poi colpisce Texas Andrew! No, ragazzi, mio Dio, lo butta all'esterno del quadrato! Texas Andrew fuori dai giochi! Cambio ancora per Alexander Tulli! E intanto, guardate, no, che fa? Ma che mossa sta preparando? No, no, no! Oddio! Oh mio Dio! E la fine! 1, 2, 3! Pazzesco, signori! Ma che manovra risolutiva ha tirato fuori Alexander Tulli! TV Club vince e conserva i titoli di coppia della Ring of Honor! E adesso, amici, è tempo di passare al prossimo incontro. Da una parte abbiamo Kevin e il Diablo, dall'altra abbiamo Dena. Signore e signori, il seguente incontro è un uno contro uno. E il primo atleta a fare il suo ingresso è Kevin e Diablo. E il suo avversario è Dena.
E dunque ci siamo, signori, si parte col match, che viene il diavolo, guardate come parte subito, all'attacco, super furioso su Dena, che guardate adesso, lo colpisce dritto nel ginocchio, passando al contrattacco, adesso se lo inzaina, attenzione, l'ex idolo del pubblico, boom, gli tira una pizza dritta in testa, mamma mia, adesso, la ferra per il cranio, glielo sbatte, ripetutamente al tappeto, ma che violenza, signori, ancora, Dena, prende... Kevin il diavolo, che però basta, non ci sta, passa il contrattacco, lo manda all'angolo, rincorsa, no, Dena si oppone, big boot, no, Kevin il diavolo da terra, guardate, lo colpisce, dritto sulla gamba, e poi, standing moonsault, ma Dena lo evita, e dunque prova a colpirlo, ma no, ancora Kevin il diavolo, signori, afferra Dena, guardate, se lo inzaina, e poi, mamma mia, lo schianta al tappeto, ma che manovra bellissima, solo conto di uno, però. E dunque Kevin prosegue, calcola le distanze, drop kick altezza bassa sulla testa del componente del V-Club. Ancora Kevin il diavolo, prende Dena, se lo vuole inzainare, attenzione, mamma mia che suplex, magistrale, Dena però si alza subito, allora Kevin continua a colpirlo, ma Dena basta, passa al contrattacco, lo colpisce, poi se lo gira per una neckbreaker, e lo manda al tappeto, Kevin si tocca il collo, è dolorante, adesso Dena lo afferra e lo colpisce con questi pugni ripetuti sulla tempia. Mamma mia, signori, ma che botte. Ancora Dena prende Kevin e lo scarica all'angolino. Rincorsa! No, signori, Kevin il diavolo passa al contrattacco, no! Dena lo evita. Adesso lo afferra, attenzione! Se lo gira, neckbreaker, boom, no! Forearm, dritto, sulla nuca e poi gli spacca il ginocchio al tappeto. Mamma mia, signori, e poi adesso se la prende con la sua testa, gliela sbatte tantissime volte al tappeto. Adesso Dena si reca all'angolino, lo attende al varco, signori, per la sua spear, colpito, è affondato, così, e Dena prova a chiudere, suo schienamento, uno, due, niente, Kevin il diavolo si rialza al conto di due. E dunque per Dena è tutto da rifare, bisogna insistere, quindi sale sulla seconda corda, si lancia, ma Kevin il diavolo in qualche modo lo evita, così lo attende al varco, lo colpisce e lo affonda con lo Shining Wizard, prova a chiudere, uno, due, no, non basta, non basta, signori, Dena si rialza, allora Kevin studia la prossima manovra, standing, shooting star press, così e lo indebolisce sullo stomaco. Ancora il diavolo, prende Dena, lo scaraventa all'angolo, rincorsa, ma l'ex idolo del pubblico passa al contrattacco, no, Kevin il diavolo ancora ricontrattacca, no, Dena ricontrattacca evitandolo, ancora Dena, afferra per bene Kevin, se lo inzaina, sì, boom, pugno, dritto in faccia, ancora, il componente del V-Club, così, no, Kevin il diavolo non ci sta, passa al contrattacco, adesso afferra Dena per la nuca, poi... lo poggia sulle corde, attenzione cosa vuole fare Kevin. Gli tira una chop. Poi calcola le distanze. Rincorsa, mamma mia! Che tuffo all'esterno del quadrato. Spettacolare. Intanto l'arbitro inizia a contare. Il pubblico invisibile grida "This is awesome". Kevin il diavolo riporta Dena sul quadrato. Tanto Kevin studia sul da farsi. Torna sul ring. Colpisce con uno stomp Dena. Adesso guardatelo. Si vuole recare sulla cima del paletto. E poi si lancia, ma Dena alza le ginocchia. Oh mio Dio, Kevin. Guardatelo, si contorce al dolore. Adesso Dena ne approfitta. Gli tira una pizza. Sì, la sua finisher. Boom, li fa saltare in aria la schiena. È la fine, signori. Uno, due, no. Ancora non basta. Kevin il diavolo si rialza. Dena è visibilmente stizzito. Allora... no, che fa? No, vuole salire sulla cima del paletto. Ma che vuole fare Dena? No! No! Kevin il diavolo lo evita. Lo acchiappa. Non ci credo. Confeziona la sua manovra risolutiva. Boom! Colpito. È affondato. Uno, due. No! Manca il tre. Manca il tre, signori. Manca il tre. Allora Kevin afferra per bene Dena. Così lo vuole trascinare. Attenzione. Cosa vuole fare? Lo sposta. E poi adesso sale sulla seconda corda. No, ma che vuole fare? Un balzo sulla terza, mio Dio! Che moonsault! Uno, due,
No, ancora Dena! Ancora Dena, mamma mia! Allora Kevin, la ferra, dai! Lo manda all'angolo, così! E adesso che fa? Guardate, mio Dio! Fantastico! Signori, lui è Kevin, El Diablo! Adesso si reca lì, la zona del leprone! E poi 400! 50 splash! Vai! 1, 2, no! Dena si rialza! Dena si rialza! E dunque, Kevin il Diablo ancora insiste, lo prende, lo sbatte all'angolo, prova a colpirlo, ma Dena, signori, non ci sta. Big boot. No, ragazzi, Kevin, attenzione, small package. Oh mio Dio, 1, 2. Ma Dena capovolge tutto. 1, 2. No, Kevin il Diablo lo scalcia via, però Dena, guardate, lo acchiappa, sì, lo afferra per bene, lo sferisce all'angolino, rincorsa, ma no, che viene il Diablo, passa al contrattacco, no, Dena lo colpisce sulla gamba, poi mio Dio, no, non ci credo, last ride, powerbomb in arrivo, boom, è finita, 1, 2, no, che viene il Diablo, si rialza, ma non ci credo, Kevin si rialza, allora Dena, così lo afferra per bene, lo manda all'angolo, rincorsa, braccio teso, così, e lo tramortisce, poi sbatte, ripetutamente la testa al tappeto, mamma mia che potenza, ancora Dena, boom, scarpata in faccia, ancora scarpata in faccia, oh mio Dio, povero Kevin il Diablo che continua a subire l'ira del componente del V-Club, mamma mia, Dena veramente super furioso. Adesso si reca all'angolino. No, ragazzi, Switching Music in arrivo. Così, Dena la carica, dai! Switching Music, boom! Attenzione, signori, ma che sta succedendo? No, no, ragazzi, oh! Ma che è sta roba? Dena, non ti disfarre, Dena! Non c'è nessuno nello stage, girati! Dena, non ti disfarre! No! Vince Black alle sue spalle! Vince Black alle sue spalle! Lo colpisce! Oddio! Black Stomp! Black Stomp! E poi scappa via! Non ci credo! Kevin il Diablo, guardatelo! È lì che striscia! Sta gattonando! Cerca di raggiungere Dena! Disperatamente! Gli poggia il braccio sopra il petto! L'arbitro conta! 1, 2, 3! Clamoroso! Kevin il Diablo vince! Ragazzi, non ho parole. Clamoroso. Kevin il Diablo batte Dena grazie a Vince Black della Crew. E adesso, signori, passiamo alla prossima contesa. Titolo televisivo in palio, dove avremo in azione il campione in carica, il leader della Crew, Jay Cruz, che difenderà il suo titolo dall'assalto dell'ex campione JB04. Signore e signori, il seguente incontro è un 1 contro 1 ed è valevole per il titolo televisivo della Ring of Volto. E il primo atleta a fare il suo ingresso è lo sfidante, lui è JB04. We'll erase you.
e il suo avversario è il campione televisivo della Ring of Volto. Lui è Jay Cruz. E dunque, signori, vi ricordo che da un lato abbiamo lo sfidante, lui è JB04. Mentre dall'altra abbiamo il campione in carica televisivo da Ring of Volto, il leader della crew, lui è Jay Cruz. E dunque Jay Cruz consegna il suo titolo televisivo nelle mani dell'arbitro, che poi si reca dallo sfidante JB04 per mostrarglielo, e infine si reca al centro del ring e alza la cintura. Il match può avere inizio. E dunque ci siamo, signori, si parte col match. JB04, guardate come parte subito furioso, così scarica di colpi, poi guardate, boom, calcione sulla testa di Jay Cruz. Che avvio di match, ragazzi. JB vuole fargliela pagare per bene al leader della crew per tutto quanto. Così guardate la furia dell'ex campione televisivo che adesso afferra Jay Cruz. Ancora uno scavetto e ancora lo colpisce sulla testa. Mamma mia, JB, signori, senza alcun limite, così, così, bello grintoso, Irish Whip, afferra Cruz, che però no, basta, basta, passa al contrattacco, scarica di pugni, braccio teso in corsa, ma no, JB lo evita, adesso lo attende al varco, così lo riposiziona mettendolo in piedi, ora la ferra, attenzione, che fa, lo prende, lo gira, che neckbreaker, bellissima, tentativo di schienamento, uno, niente, kick out da parte del campione televisivo, e dunque JB è pronto a ripartire alla carica, così, sempre alla grande, prende Cruz, la ferra, no, Cruz lo colpisce, braccio teso, colpo di reni, si rimette in piedi, calca le distanze, mio Dio, ginocchiata, dritta sulla testa, ancora Cruz, standing, moonsault, signori, c'è lo schienamento, uno, ah, niente, colpo di reni da parte di JB04, la Cruz calcola le distanze, ancora standing moonsault, insiste ancora con lo schienamento, uno, niente, ancora JB che si rialza, mi sa tanto che Cruz dovrà provare a cambiare strategia, e dunque lo prende, così vai, lo rimette in piedi, poi lo scarica, attenzione, no, cambia idea, manovra, spezza schiena di quelle belle dolorose, ancora Cruz che insiste con lo schienamento, uno, niente, ancora kick out dell'ex campione televisivo. E dunque Jay lo raccoglie da terra, così lo prende, lo rimette in piedi, poi lo scarica direttamente all'esterno del quadrato, poi dall'apron si lancia, mio Dio, Senton, bellissima da parte del leader della crew che adesso prende JB, lo rimette in piedi, ma JB dice no, basta, lo colpisce dopo averlo bloccato per una gamba, poi attenzione, oddio, prova un super kick, ma Cruz lo evita, Enziguri kick e lo tramortisce, intanto l'arbitro sta contando, è arrivato al conto di 3, JB blocca Cruz che però basta, ricontrattacca, ancora un Enziguri kick e adesso il campione prende JB, così lo afferra e lo riporta direttamente sul quadrato, adesso Cruz vuole salire sulla cima del paletto e qua, signori, è pronto a lanciarsi, si gira, mio Dio, no! No, JB alza le ginocchia, intercettando tutto, e poi Spinebuster, e lo schianta al tappeto, tentativo di schienamento, uno, due, no, kick out da parte di Jay
Cruz, guardate la disperazione sulla faccia di Jamie 04, che adesso prende con grande foga, rimette in piedi il suo avversario, lo afferra per bene per la nuca, poi lo porta lì verso le corde, ancora JB, oh, ginocchiata, dritta sul muso, mamma mia, poi gli stira la gamba prima da una parte e poi dall'altra, che dolore, adesso con un balzo sale sulla cima del paletto, si lancia, ma che splash! Bellissimo da parte di JB, che però non è abbastanza. No, prende Cruz, continua a colpirlo, pugni su pugni, ma basta, Cruz non ci sta, passa al contrattacco. Attenzione, stomp ripetuti, dritti sul petto. Ancora Cruz, dropkick, no! JB lo evita, lo posiziona, rimettendolo in piedi, così ancora JB, prende Cruz, lo manda all'angolo, rincorsa, no! Adesso è Cruz che intercetta tutto, poi guardate Sling Blade, bellissimo, rincorsa, double axe handle, mamma mia signori, ma che contesa sta uscendo fuori, Cruz prende JB, lo colpisce, poi, boom, ginocchiata, dritta sulla testa, prova a chiudere, 1, 2, no, kick out da parte di JB04, allora Cruz vuole accelerare i ritmi, prende JB, così lo butta nella zona dell'apron, poi prova a colpirlo, gli tira una pizza, ancora Cruz, basta, JB passa al contrattacco, con un balzo torna sul ring, drop kick, ma ancora Cruz che intercetta tutto, adesso prende l'ex campione, lo appoggia sulle corde, poi ancora Cruz cosa vuole fare, lo prende, lo butta con grande energia all'esterno del quadrato, JB è lì in ginocchio, è barcollante, è dolorante, Cruz si guarda da una parte all'altra, è indeciso sul da farsi, poi si decide, calcola le distanze, rincorsa, mamma mia signori, suicide dive, incredibile, e il pubblico grida this is awesome, e ci credo signori, adesso Cruz prende JB, guardate, con piani inferiori, oddio lo sbatte, sui gradoni d'acciaio, adesso sgomberà pure il tavolo dei commentatori, da tutte le protezioni, da tutti i monitor, intanto l'arbitro sta contando, attenzione, Cruz afferra JB, l'arbitro è arrivato a 4, oddio lo fa sbattere sul tavolo, nudo, da tutte le protezioni, Cruz torna sul ring, poi ne riesce, adesso torna da JB, lo rimette in piedi, prova a colpirlo, ma JB signori, gli tira un bel pugno in faccia, poi lo afferra, attenzione, lo prende per la nuca, come a dire, vieni qua, lo poggia lì sul tavolo, adesso JB lo carica sopra il tavolo dei commentatori, no, che fa? Prende Cruz, lo rimette in piedi, se lo inzaina, no ragazzi, JB, oh mio Dio, ha sfondato il tavolo, non ci credo, il maestro dello sfondamento delle barricate è passato ad essere il maestro dello sfondamento del tavolo dei commentatori, il nostro maestro ci stupisce sempre signori, riporta Cruz sul quadrato, va a chiudere, 1, 2, Cruz all'ultimo! Si rialza, JB si dispera, però guardatelo, è incazzato come una bestia, prende Cruz, lo rimette in piedi, lo colpisce, qua ragazzi è pronta ad agganciarlo, non ci credo, manovra troncacollo, dai, ancora un altro sforzo, se lo inzaina e lo affonda, JB deve chiudere, dai, 1, 2, no, ancora Cruz che si rialza, mio Dio ragazzi! Jay Cruz che continua a resistere agli attacchi di JB04 che adesso lo prende così, lo rimette in piedi, lo scarica all'angolino, rincorsa, ma no, ancora Cruz che ribalta tutto, poi afferra per bene JB, attenzione un calcione, poi lo prende, mamma mia signori, Jay Cruz, 1, 2, JB si rialza, mamma mia signori, ma che contesa, Cruz lo rimette in piedi, Enziguri kick e lo tramortisce, con uno stomp dritto sulla gamba, ancora Jay, boom, calcio nel dritto sulla schiena di JB, ginocchiata sulla schiena, ancora Cruz, no, JB lo evita signori, drop kick, vai, lo manda al tappeto, grande JB, lo prende, lo rimette in piedi, attenzione, lo afferra per la nuca, vai, lo posiziona all'angolino, gli fa sbattere la testa sul cuscinetto, lo ferisce, poi lo afferra per un braccio, oh mio Dio, lo tira giù, ma gli ha staccato, mamma mia signori, oh mio Dio, lo rimette in piedi, 1916, boom, colpito, è affondato, grande JB, che chiude con la sua finisher, 1, 2, no, Cruz, con la faccia piena di sangue, si rialza, JB, guardatelo, non sa più che cosa fare, ma non ci credo, adesso prende Jay, lo rimette in piedi, prova a colpirlo, ma il signori passa al contrattacco, no, JB contrattacca a sua volta, ma no, ancora Cruz, no, ancora JB che lo evita,
Adesso vai, così lo prende, lo rimette in piedi. Vai, lo scarica sulle corde con Eli Sweep, prova ad abbracciarlo. Cruyff ribalta tutto, braccio teso, colpo di reni. Adesso prende JB, così, boom, 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 boom. Oh mio Dio, che pugni, dritti, sulla testa, ancora Cruyff. Prende JB, cosa vuole fare? Se lo vuole posizionare, lo trascina per bene, guardate. Studia la situazione, sale sulla cima del paletto, no signori, cosa vuole fare? Oh mio Dio, si lancia, porca miseria, è la fine, 1-2, no, JB si rialza, qui c'è l'arbitro, ma muoviti a contare, stronzo. E allora sale sulla cima del paletto, vuole rincarare la dose, ma non ci credo, 5 star, frog splash, 1-2, no, stesso risultato di prima, JB04, ancora una volta si rialza, ma non ci credo, però Cruyff si reca all'angolino, e qua ragazzi, no, non ci credo, carica la running blockbuster, no, 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 mio Dio, running blockbuster, è la fine signori, è la fine, però non schiena JB, no, non lo schiena, attenzione, oddio no, no, Cruyff shot, è la fine per JB, è la fine, 1-2, ah, JB, oh mio Dio, si rialza, ma non ci credo, allora Cruyff lo prende per bene, lo posiziona sulle corde, attenzione, adesso la afferra, guardate cosa fa, ancora lo scaglia, all'esterno del quadrato, con un altro gesto, così, spericolato, mamma mia, rincorsa, mamma mia, si butta, così, JB è dolorante, Cruyff ancora lo prende, lo rimette in piedi, lo sbatte sul pavimento di cemento, vicino alla rampa, double axe handle, intanto l'arbitro sta contando, attenzione, adesso Cruyff prende JB così, attenzione calcione, poi ancora lo prende, mamma mia, finish, fly sempre là sul cemento. Signori, JB non ce la fa più, ragazzi. Cruyff continua a infierire, ginocchiata, dritta sul cranio. Ancora il campione televisivo prende JB, lo rimette in piedi. Attenzione, Sling Blade ancora sul cemento. Basta, ragazzi. Cruyff torna sul quadrato dopo aver fatto piazza pulita. Così si scatena, guardate. Sì, è contentissimo perché sa che JB potrebbe non farcela. No, JB si rialza, non ci credo, torna sul quadrato, allora Cruyff prova a colpirlo, ma no, JB lo anticipa, così, buone botte signori, prova a colpirlo, ma Cruyff passa al contrattacco, no, ancora JB, no, ancora Cruyff, no, ancora JB, no, ancora Cruyff, inseguì kick, amici, qua la fine per JB, Cruyff lo rimette in piedi, ma no, JB c'è ancora, ma no, anche Cruyff c'è ancora, allora prende JB, così, lo manda sulle corde, no, JB gli sbatte addosso, rope kick, ma no, Cruyff ribalta tutto, no, ancora JB, così lo colpisce e lo manda al tappeto, poi ancora JB, calpa di Stantering, corsa, e schianta Cruyff, faccia in terra, ma non ci credo. Ancora JB, lo prende, lo rimette in piedi, prova a colpirlo, qui si ribalta tutto, ancora JB, no, ancora Cruyff, mamma mia, signori, questa contesa è davvero pazzesca, qui guardate, si è all'angolo, si riposa un attimo, come a dire, allora, vieni qua, fatti avanti, vai, lo prende, lo sbatte all'angolo, e ancora continua a colpirlo, ripetutamente, ancora Cruyff, calci, Cruyff, pedala in corsa, oh mio Dio, JB04, signori, non ce la fa più, attenzione ancora a Cruyff, continua a colpirlo, botte su botte, basta, arbitro, ferma questo match, no, JB passa al contrattacco, JB, continua a colpire Cruyff, sì, ancora JB, pugni e pugni, double A, 1-2, No, Cruyff si rialza, la JB lo prende, lo colpisce, vai così, la mano va a troncacollo, così lo prende, lo carica e lo affonda, così, grande JB che sospende Cruyff, lo rimette in piedi ancora, double A, cazzo, vai, 1-2, ah!
Cruz! Ma non ci credo ancora, si rialza! La JB lo rimette in piedi! No, Cruz passa al contrattacco! Mio Dio, ancora JB! Sì, prende Cruz, boom, lo sbatte al tappeto! Dai JB, dai, ancora un ultimo sforzo! Vai, prende Cruz! Lo spece sulle corde, no! Gomita in faccia la parte di Cruz, che adesso, colpisce JB! Non ci credo, lo tramortisce! Adesso lo stordisce, guardate, in corsa, mamma mia che ginocchiata, ancora Cruz scatenato, sì, ancora ginocchiata, continua a colpire JB, poi dopo standing moonsault, no, JB l'ha evitato, drop kick lo neutralizza, ancora JB, prende Cruz per una gamba, gli assia da una parte e poi dall'altra, vai così, ancora JB, prende Cruz, lo rimette in piedi, sì, la ferra per la nuca, attenzione, sì, lo sbatte all'angolino, ma no, Cruz, signori, non ci sta, e passa al contrattacco, ancora con questi cazzotti, JB, signori, non ce la fa più, no, JB, ancora passa al contrattacco, oh mio Dio, adesso prende Cruz, cosa fa? Oddio, la capotta, rincorsa, ma, mamma mia, oh mio Dio, porca di quella puttana, cosa ha fatto JB? Non ci credo! Oh mio Dio! JB sale sulla cima del paletto! Oh mio Dio, si lancia! Splash! Splash! Vai! Prende JB! Così! Lo rimette in piedi! No, Cruz non ci sta! E passa al contrattacco! Colpisce JB! Sì, vai così! Cruz ne approfitta! Mamma mia, signori! Cosa stiamo vedendo? Match pazzesco! Cruz manda via l'angolino! E poi guardate! Guardate come se la prende comoda! Guardate Cruz! Come prende tempo! Sembra quasi voler sbeffeggiare JB! Non ci credo! Rincorsa di Cruz! Oh mio Dio! Oh mio Dio! JB, signori! Dai, non ce la fa più, è stanchissimo! Cruz calca le distanze, no! JB alza le ginocchia! JB alza le ginocchia! Forearm! Poi lo prende, lo rimette in piedi! No! Cruz passa al contrattacco! No! Lo colpisce al ginocchio! No! Rincorsa! Cruz shot! Adesso si reca l'angolino! No ragazzi! Calcola le distanze! Oh mio Dio, è tempo adesso di running! Blockbuster! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ancora Cruz! Prende JB! Lo rimette in piedi! Gli tira una pizza! Basta! Pure la ginocchiata in faccia! Oh mio Dio! Ancora J. Cruz! Vuole essere sicuro di vincere! E quindi, ancora! Cruz shot! Ma non è abbastanza ancora! Mette in piedi JB! Lo colpisce ancora! Ancora! Cruz shot! Oh mio Dio, qua ragazzi, è la fine, 1, 2, 3, J. Cruz vince e conserva il titolo televisivo. Che match ragazzi, bellissimo! Adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro. No disqualification match. Zero squalifiche. Niente squalifiche. Da una parte abbiamo Aki Bujiro. Dall'altra abbiamo il presidente della Ring of Volto. Il volto del ring. Qualora Aki dovesse vincere la contesa, la sua sospensione sarà definitivamente e ufficialmente revocata. Ma qualora dovesse vincere il volto del ring, signore e signori, Aki Bujiro sarà licenziato! Signore e signori, il seguente incontro è un no disqualification match e il primo atleta a fare il suo ingresso è Aki Bujiro!
e il suo avversario è il presidente della Ring of Volto. Lui è il Volto del Ring. E dunque ci siamo, signori, si parte con la contesa. Aki Bungiro, sì, parte subito alla grande. Grande, sì! Sì, chiude subito con questa armbar il Volto del Ring. Non ci credo, vuole già farlo cedere. Mamma mia, signori, ma che avvio di match. Davvero pazzesco. Ma il nostro presidente, dai, ancora le forze belle fresche, sguscia via come un'anguilla e tramortisce Aki Bungiro. Poi lo colpisce, pugni, pugni e pugni. Ancora il Volto del Ring, prende Aki per bene, se lo gira, boom! Manovra spezzacollo, prova subito lo schienamento, arbitro! Questo è il presidente, conta veloce, minchione! Guarda che ti licenzia, stronzo! Allora il presidente, guardate, continua ad inferire, prende Aki, prova a scaricarlo sulle corde, Aki però si oppone, così lo afferra. No, Volto si tira indietro, attenzione il presidente, guardate, colpisce Aki, poi lo prende, lo manda all'angolo, rincorsa, no, splash che va vuoto, Aki ne approfitta, braccio teso, no, German suplex del Volto del Ring, Aki intanto si contorce al dolore. Il presidente prova a prenderlo, ma no, manovra scassa mascella da parte dell'atleta nipponico che adesso prende il nostro presidente. Lo scarica sulle corde con Irish Whip, se lo abbraccia, mio Dio, belly to belly suplex. Mamma mia, signori, che potenza, c'ho schienamento, uno, niente. Kick out da parte del presidente, arbitro. Oh, conta lento, questo è il presidente, ricordatelo. È lui che ti paga lo stipendio, è lui che ti dà da mangiare. Adesso Aki, guardate, per il presidente. No, 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 i tamburi del Giappone, i tamburi del Giappone. Porca miseria, che botte gli sta rifilando, gli sta scassando tutta la cassa toracica. Oh mio Dio. Vi ricordo, ragazzi, che questo è un no disqualification match, quindi niente count out, niente squalifiche, così ci si diverte. E Aki Bungiro, dai, con la sua carriera appesa a un filo, decide di dare il tutto per tutto. E quindi colpisce malamente il presidente, prima con un cartello stradale, poi gli sbatte la faccia sul pavimento del bordo ring. E adesso, oh mio Dio, super kick, e lo tramortisce. Ancora Aki, si vuole sbizzarrire, fruga sotto al ring. Intanto no, il presidente, di nascosto, si è rialzato e lo ha colpito. Ma Aki passa prontamente al contrattacco, calci, calci e calci sulla gamba del presidente, chokeslam, oh mio Dio, sul pavimento, ragazzi, e poi la ghigliottina, la ghigliottina, la ghigliottina, signori, la ghigliottina, la ghigliottina, la ghigliottina. Però Aki, guarda che qua non si può vincere all'esterno, per schienamento sotto missione, non vale. Intanto il presidente, guardate, sì, si libera. Vai così, prende la sedia, prova a colpirlo, ma Aki gli tira un braccio teso. Caro presidente, caro Volto del Ring, e adesso come va, E adesso beccati le buone botte, così, sediate su sediate, così, sì, Aki Bungiro continua a colpire il presidente. Mamma mia, signori, che pestaggio esemplare, Aki la sta facendo pagare. Dai, per la sua carriera, deve vincere, dai Aki, dai, lo gira di lato, boom, calcione dritto sulla schiena, così, ancora Aki Bungiro, rimette in piedi il presidente, poi la afferra, no, che fa, lo scarica l'angolino, rincorsa,
di Aki. Oddio, gomitata. Lo mette seduto, balzo sulla seconda corda. E poi uppercut in tuffo sulla nuca del presidente. Mamma mia, signori, che contesa davvero. Bellissima, ancora Aki per il volto del ring, che però no, signori, non ci trapassa il contrattacco. Poi la chiappa, uno small package, lo vorrebbe fare, non ci credo. Uno, due, no. Aki si rialza, Aki si rialza. Allora il presidente così decide di accelerare i ritmi. Lo prende e lo scarica, l'angolino, rincorsa. Oh mio Dio, lo travolge adesso. Vuole salire sulla cima del paletto. Dai presidente, si lanciano. No, va vuoto. Aki ne approfitta, lo colpisce, poiché fa solo in zaina per bombizzarlo. No, il volto del ring. Dai, uno, due. No, no, niente da fare. Aki Bunjiro sguscia via. Allora il volto del ring lo acchiappa. No, manovra scassa mascella di Aki Bunjiro, che adesso lo acchiappa e lo schianta con la sua manovra speciale. Uno, due. No, il volto del ring alza il braccio all'ultimo. Aki Bunjiro è lì sbigottito, non crede ai suoi occhi. Mamma mia, signori, adesso gira di lato il presidente. Boom, calcione dritto sulla schiena. Ancora Aki prende volto così, lo scarica sulle correcamere di Sweep, poi prova ad acchiapparlo per un belly to belly suplex, ma il volto del ring non ci sta, lo riempie di pizze. Braccio teso e lo manda al tappeto. Ancora il presidente esce all'esterno del quadrato, poi che fa? Prende il cartello stradale, torna sul ring, raggiunge Aki, che intanto no, no, lo colpisce ripetutamente, no, gomitata da parte di Volto, che riprende il cartello stradale. Ma Aki dice, vieni qua, cosa vuoi fare presidente? Schiacciata uragano, e lo manda al tappeto. Ancora Aki, signori, rimette in piedi il Volto del ring, poi cosa fa? Lo scarica sulle corde. Volto però lo evita, così come stria, pugni, pugni, pugni e pugni. Aki distordito, Volto, boom boom boom, cazzottoni. E poi lo travolge. Vai così, vai presidente, che adesso riprende in mano il cartello stradale. Vai, boom, lo sbatte su Aki Bunjiro. Mamma mia, signori, adesso il volto del ring va all'esterno del quadrato, butta via il cartello. La sedia intanto è rotta. No, vabbè ragazzi, ma che sfortuna per il nostro presidente, che intanto guardate cosa fa, sta fabbricando. Prende un tavolo, Aki lo raggiunge. Ma adesso il volto del ring lo colpisce e lo tramortisce. Poi prende il tavolo, vai, lo posiziona per bene sul quadrato. E poi ne riesce per raggiungere il suo rivale, così. Poi lo prende, attenzione, no, 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 ragazzi, i pugni del presidente. Boom, boom, boom. Aki Bunjiro, signori, è tramortito. Allora Volto lo prende, vai così, boom. E lo sbatte contro la barricata, poi fruga sotto al ring. Vuole pescare un candlestick. Oh mio Dio, inizia a colpire Aki. No, 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 ragazzi. Oh mio Dio, gli spezza il candlestick sulla schiena. Mamma mia, ragazzi. Che violenza. Ancora il presidente, guardate, sgancia pure i granuli d'acciaio. Ma non ci credo. Oh mio Dio, è impazzito. No, 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 vuole colpire Aki. No! Glieli lancia addosso. Mamma mia, signori. Ma che violenza inaudita. Adesso prende Aki, così, guardate. Oddio, lo sbatte. La fa nel bordo ring, leg drop, che però va vuoto. Aki Bunjiro ne approfitta. Ghigliottina, vai, vai, vai. Dai, Aki ha vinto. Il presidente ha ceduto. No, no, ragazzi, non vale, non vale, non vale. Non vale. Aki però intanto l'ha letteralmente stremato. Gli ha tolto tutte le sue energie. E quindi adesso prova a chiudere sul ring con lo schienamento. Uno, due. No! Colpo di reni del presidente! Mamma mia, Aki Bunjiro non crede su Yoki. Adesso prende il volto del ring, la ferra per bene. No, mio Dio, lo scarica di tutta forza all'angolino. Poi prende il tavolo. No, cosa vuole fare? Oh mio Dio, lo vuole colpire forse? No, cambia strategia. Lo getta via, raggiunge il presidente, gomitata. Poi lo mette seduto, balzo sulla seconda corda. Mamma mia, uppercut. E il volto del ring è tramortito. Aki adesso può riprendere comodamente il tavolo. È così. Lo appoggia. Lo appoggia per bene all'angolino. Prende il nostro presidente. Attenzione, lo scarica all'angolino. Poi guardate cosa fa. No, no, no. Mio Dio, se lo inzaina. No, no, Dio, Snake Eyes. Snake Eyes. E ha sfondato il tavolo. Non ci credo. Uno, due. No, il presidente c'è ancora.
Oh mio Dio, il presidente c'è ancora. Allora Aki, guardate, studia la situazione. Oh mio Dio, prende volto, prova a colpirlo, ma il volto del ring non ci sta. Oddio, dal nulla lo colpisce. Non ci credo. Volto breaker, dai, fai presidente. Volto breaker, è la fine, amici, è la fine. Uno, due. No, 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 no. Aki, Bungiro si rialza. Allora volto, lo intrappola nell'Anaconda Vice. Anaconda Vice, Anaconda Vice. Oh mio Dio, Aki Bungiro sta per cedere. Dai, Anaconda Vice. Oh mio Dio, oh mio Dio, è la fine, è la fine. La carriera di Aki è giunta al termine. Il presidente continua, guardate, non molla la presa. Però Aki, dai, ginocchiata dopo ginocchiata, così lo colpisce ripetutamente sulla testa. Oh mio Dio, super kick. Volto va al tappeto, volto va al tappeto. Dai Aki, Aki lo prende. Vai, vai. Powerbomb. Oh mio Dio. Il pubblico è in ecstasy totale. Adesso Aki prende un candlestick, torna sul quadrato, ma il presidente lo colpisce. Così, così, così. Vai presidente, prende Aki, lo scarica, attenzione, nella zona dell'apron. Poi che fa? Prende il candlestick. No, mio Dio, è impazzito. No, Aki sguscia via, si rifà vedere. Ecco a volto, volto ne approfitta col candlestick. No ragazzi, ancora Aki, e guardate, scappa via. Tutta tattica. Il volto del ring purtroppo c'è cascato. Aki adesso ne approfitta, lo prende, così lo afferra per bene, lo riporta sul quadrato. Oh mio Dio, il volto del ring è stremato. Aki ne approfitta, lo prende. No ragazzi, ancora powerbomb. Basta signori, basta veramente. Lo prende, lo rimette in piedi. Chokeslam, chokeslam, chokeslam signori. Uno, due, no! Kick out del presidente. Mamma mia, Aki Bungiro si mette le mani in testa. Adesso la chiappa, no! Non ci credo, triangle choke. La triangle choke, oh mio Dio. Adesso per il presidente, è durissima, è durissima. Aki, Aki, lo sta per costringere alla resa. Oh mio Dio, è la fine per il presidente. È la fine. Aki non molla, non arretra. Dai, deve vincere per salvare la sua carriera. Dai, bravissimo Aki. Così, 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 così. Dai Aki, dai. Il volto del ring prova in qualche modo a liberarsi, ma ragazzi, qua è durissima. Aki non molla. Aki, Aki non molla. Attenzione, no. Il volto del ring in qualche modo, oddio, si libera e lo bombizza. Mamma mia signori, Aki in difficoltà e il presidente lo prende. Non ci credo. I due amigos, uno e due. Vai così, vai così. E poi Anaconda Vice, ancora Anaconda Vice. Oh mio Dio, dai che la fine, dai che la fine per Aki. Dai, vai Aki, cedi. No, no, mamma mia signori, che momento. Arbitro, attenzione, l'arbitro osserva la situazione. Dai, dai arbitro, fai suonare la campanella lo stesso, chi se ne frega, dai che ci divertiamo. No, l'arbitro ha una sua morale, ha una sua integrità. Bravo così, dai, bravo arbitro. Aki colpisce il volto e si libera. No, il presidente ancora tramortisce Aki. Poi guardate, lo prende, lo manda sulle corde, lo prende per un braccio. Boom! Che pizza da parte di Aki Bungiro, che lo travolge con un braccio teso. No, ancora il presidente che adesso ripassa nuovamente al contrattacco. Prende Aki, lo scarica lì all'angolino, poi lo carica sulla cima del paletto. Attenzione, lo raggiunge, che fa, mio Dio! Lo lancia al tappeto, ma che botta, ancora il volto del ring. Mamma mia, che leg drop poderoso. Il pubblico è visibile, grida this is awesome. Ancora il presidente, vai, due amigos. Ole, uno e numero due. Ole, ole, alla faccia dei vecchi tempi del cazzo. E adesso si reca all'esterno del quadrato. Vai presidente, vai presidente. Così, 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 così. Prende il tavolo, che adesso fa il giro.
Sappende con calma, Aki intanto, guardate, si sta rialzando, quindi attenzione presidente, attenzione, Aki si rimette in piedi, oddio, una chop, no, il presidente adesso lo tiene a bada, adesso cosa fa, no, subisce la gomitata di Aki, che adesso passa al contrattacco, vai Aki, attenzione, no, ancora il presidente che adesso lo prende, guardate mio Dio, oh mio Dio, riversa STO e Aki sbatte la testa sullo spigolo del tavolo, ma non ci credo. Adesso il volto del ring cosa fa? Lo poggia all'angolo, ma no, lo vuole ripagare della stessa moneta. No, non ci credo. Prende Aki Bungiro, oh mio Dio. Lo sbatte contro il tavolo. E qua ragazzi, il volto del ring che fa? Lo prende. No, 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 no. Mio Dio, lo vuole bombizzare. Powerbomb! 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 È finita, signori! È finita! Uno, due... No, 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 Aki Bungiro c'è ancora, ma non ci credo signori, allora il presidente lo prende, guardate, lo manda all'angolo, no, Aki lo evita, prova a colpirlo, no, ancora il presidente, braccio teso, e lo manda al tappeto, ancora il volto del ring, così prende Aki, vai, lo afferra per bene, lo manda sulle corde, poi Aki no, gli sbatte addosso, super kick, no, il presidente lo evita, lo colpisce ad una gamba, mamma mia signori, ancora il presidente, prende Aki, lo rimette in piedi, e comincia a colpirlo, guardate, ripetutamente, ancora il presidente, così, no, Aki, passa al contrattacco, afferra volto, così, lo scarica di qua all'esterno del quadrato, mamma mia, adesso lo raggiunge lì, vai Aki, vuole prendere qualche oggetto da sotto al ring. Intanto il presidente si rialza. Oddio, forearm. E gli fa volare via la sedia. Porca miseria. Ancora il nostro presidente. Guardate, prende in mano la sedia. Vai. Inizia a colpire Aki. Così, così, così. Senza alcuna sosta. Ancora il volto del ring. Prende l'atleta nipponico. Lo afferra, mio Dio. Lo fa sbattere sul bordo del ring. Poi lo prende. Ancora lo fa sbattere di nuovo lì. Poi lo afferra nuovamente. Boom. E adesso lo manda contro il tavolo dei commentatori. Ancora il presidente non si ferma, signori, scatenato. Prende Aki ancora. Lo risbatte lì contro il tavolo. Poi lo prende. Vai e lo riporta sul quadrato. E adesso, signori, lo rimette in piedi. Adesso il presidente, guardate, continua ad infierire pesantemente su Aki Bungiro. Oh mio Dio, che passaggio, attenzione! Ma che ci fa che viene il diavolo? Che ci fa? No! Ma che sta facendo? No! Mette KO Aki Bungiro! È impazzito! Ma poi soprattutto, che ci fa che viene il diavolo qui sul quadrato in questo match? Guardate! E dunque il presidente raccoglie da terra Aki Bungiro, lo rimette in piedi, oddio, gli tira una pizza e poi mette a segno l'avvolto Breaker! Signori, è finita! Uno... 2 e 3. E dunque signori, Aki Bungiro è licenziato e il volto del ring ha vinto, clamoroso ragazzi, intanto sullo stage si presentano Jay Cruz con i cugini Black che applaudono il volto del ring, ma ragazzi che sta succedendo? Guardate lo stupore del presidente, che è lì, che non ci capisce nulla, non comprende perché sia accaduto tutto ciò. Mamma mia ragazzi, ma che situazione davvero incredibile. Non ci sto capendo più niente. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro. Volto in the bank, ladder match, valevole per la valigetta, oro. E dunque da una parte in rappresentanza della crew abbiamo John Murphy, dall'altra invece abbiamo Scorpion. Signore e signori, il seguente incontro è un volto in the bank, ladder match, ed è valevole per la valigetta, oro. E il primo atleta a fare il suo ingresso è John Murphy. Turn your team.
e il suo avversario è Scorpio. Control gun, the eight that set the pace was so wrong, I swore that failed to cease. All along, I thought to find a peace, but you never wrong, never stopped your greed. Now everything I'm unraveling, I'm bringing it down the ground. Held by a thread, let it all fall out. Set this anger alight, let it all ignite. And fuel this burn out, but there's nothing left inside. I will never be another. E dunque ci siamo, signori, si parte col volto in The Bank Ladder Match. Beh, se vedi John Murphy, guardate come parte subito all'attacco sul povero Scorpion, che guardatelo, è pieno di fasciature dopo l'aggressione subita dal componente della crew nello scorso episodio. Intanto Murphy, guardate, mamma mia, schianta al tappeto l'ex componente di Predators, ma che impatto! Intanto, signori, mi è giunta la comunicazione che dopo quanto avvenuto nel corso della serata, il volto del ring ha deciso di mandare gentilmente via dall'arena l'intera crew. E dunque, caro Murphy, te la devi cavare da solo adesso. E adesso vediamo. Intanto Murphy, devo dire che se la sta cavando egregiamente da solo. Sta approfittando dei dolori fisici di Scorpion. Dopo appunto il brutale assalto, ripeto, di settimana scorsa, ancora Murphy continua a colpirlo ripetutamente. Attenzione, adesso Scorpion lo evita. Adesso lo evita, così! E lo bracca, diditi a corto raggio. E finalmente può avere inizio la reazione di Scorpion, che adesso afferra le 70 John Murphy, lo prende, lo manda all'angolo, rincorsa, no Murphy! Lo colpisce con una ginocchiata, lo sbatte all'angolino, ma no, Scorpion è tenace, passa al contrattasso, afferra Murphy, lo colpisce, poi... se lo inzaina, guardate che manovra, tira fuori e poi lo schianta al tappeto, mamma mia che impatto. Adesso sale sulla seconda corda, si lancia, no Murphy con astuzia lo evita, poi guardate, lo prende per una gamba, gli sbatte il ginocchio violentemente al tappeto e adesso continua ad infierire in questi stomp e poi che dolore, fa sbattere la faccia al tappeto. Adesso Murphy si precipita all'esterno del quadrato e prende la scala. Eh sì, ha fame di vittoria, ha fame di valigetta, sente il profumo del contratto. Intanto Scorpion lo accoglie subito con un bel super kick. Grande Scorpion che adesso lo prende, lo sbatte all'angolo e adesso prende in mano la scala. No, cosa vuole fare? Guardate, la posiziona vicino a Murphy, cosa vuole fare? Oh mio Dio, no, qualsiasi cosa volesse fare, Murphy gliel'ha impedita. Drop kick, l'ha mandato al tappeto. Intanto la scala rimbalza da una parte all'altra. Murphy intanto... si reca all'esterno del quadrato, Scorpion però prevede tutto, attenzione, lo vuole raggiungere, Murphy ha preso una sedia, eccoci qua, bravo Scorpion, vai arm drag e lo neutralizza, adesso l'ex componente di Predators prende in mano la sedia che voleva prendere Murphy prima, sì, sediate su sediate, bravo Scorpion, così lo indebolisce per bene con queste mazzate, o meglio con queste sediate, poi prende la scala, la posiziona al centro del quadrato, no, forse un pochino storta, quindi Scorpion deve rifare bene i calcoli. Ancora una volta la prende, la riposiziona e adesso sì, può salire in cima per provare a prendere la valigetta. No! Murphy lo fa cadere, signori! Murphy lo fa cadere, gli sbatte la testa ripetutamente al tappeto, così. Poi lo prende, lo rimette in piedi, lo afferra per bene. Adesso lo scarica sulle corde con il sweep. Scorpion, però in qualche modo lo evita, allora Murphy... lo afferra nuovamente, adesso, no, se lo inzaina, no, ragazzi, no, oh mio Dio, sulla scala, oh mio Dio, povero Scorpion, Murphy lo prende, no, lo afferra, lo appende sulle corde come si fa col bucato, e quindi, signori, Silver Spoon DDT in arrivo, così, lo prende, boom, e lo tira giù, no, sulla scala, No, ragazzi, non ci credo, basta, signori, per Scorpion alla fine, TKO, signori, basta, tutti a casa, Murphy adesso ne approfitta, posiziona la scala,
e dunque si appresta a prendere la valigetta. No, ragazzi, non ci credo. E inizia subito lo sganciamento. Come sempre, vi ricordo che il gancio è molto stretto, la presa è molto forte, quindi Murphy sta lavorando per sganciare la valigetta quanto prima. Ma Scorpion si è ripreso. Scorpion si è ripreso, no! Murphy! 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 Oddio! Dita negli occhi! Scorretto! Maledetto! Lo butta giù! Lo butta giù! No! No! Sai, no! Che fa? Sai sulla scala, Murphy! Mamma mia! Oh mio Dio! E adesso si precipita all'esterno del quadrato. Cosa vuole fare? Il pubblico intanto guida This Is Awesome, ci credo, ragazzi. Murphy prende un candlestick. No, 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 ragazzi, oh mio Dio, inizia a colpire Scorpion. Guardate come continua a tramortirlo. Oh mio Dio, basta! Basta, glielo spezza. Glielo spezza sulla schiena. Qua, signori, l'ex componente di Predators non c'è più. Murphy lo prende adesso, guardate. Lo afferra per bene. Lo porta lì, nella zona delle corde, poi no! Oh! Che stomp! Porca miseria, adesso torna, dai, dalla valigetta! Murphy, adesso prova a sganciarla, dai, dai, dai! Dai che ci siamo, dai che ci siamo, Scorpion! È ancora lì stremato! Murphy adesso potrebbe provarci, no! Scorpion! Scorpion si rialza! Scorpion si rialza! Sì! Spinge via la scala! Boom! Powerbomb! Powerbomb! E Murphy urta violentemente contro la scala. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Intanto Scorpion fruga sotto al ring. Cosa vuole fare? No, prende una scala. Attenzione. La posiziona tra la barricata e il quadrato. E guardate, passa pure sotto. Murphy però! No! Lo accoglie con un super kick. Oh mio Dio, adesso lo afferra per la nuca. Lo sbatte contro la barricata del pubblico. Poi... no, mio Dio, se le zaina, attenzione, Murphy! Lo carica sulla barricata, no, lo fa sbattere con estrema violenza. Ancora John Murphy, afferra per bene Scorpion, poi cosa fa? Mamma mia, se lo vuole portare in giro. Vediamo, sì, no, lo riporta sul quadrato. Adesso Murphy, a campo aperto, dai, dai, prende Scorpion, così, lo rimette in piedi. Vai, prova a colpirlo, no, Scorpion non ci sta a passare il contrattacco. Prende Murphy e inizia a colpirlo all'angolo. No, Murphy passa al contrattacco, signori! Super kick! Super kick! Super kick! Ai danni di Scorpion. Ancora Murphy continua a colpirlo. Oh mio Dio! Botte, botte su botte. Ancora John Murphy. Prende per un braccio Scorpion, che però no, gli tira una pizza. Poi lo prende. No, ragazzi. Oh mio Dio! DDT a compasso. Porca di quella miseria. E adesso rimette in piedi il suo rivale, così lo afferra, lo scaraventa di peso all'angolino e dice: vieni qua, fatti avanti, caro Murphy, fatti avanti. Ma Murphy non ci sta, intercetta tutto, colpisce Scorpion, così lo prende per la nuca, boom, gli sbatte la testa lì sull'angolino, lo attende al varco. Poi cosa fa? No, 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 ragazzi, oh mio Dio, Panama Sunrise, Panama Sunrise. Basta, basta, signori, basta veramente. Basta, è la fine, è la fine, è la fine. Murphy afferra Scorpion, così lo sbatte nella zona dell'Epron e poi lo butta fuori. Lo butta fuori, signori. Adesso Murphy deve solo andare a prendere la valigetta, così. Murphy deve prenderla, guardate. Osserva per bene la situazione e poi, sì, dai, ormai è fatta. Ormai è fatta, adesso continua ad allentare la presa del gancio. Intanto Scorpion, no, si sta rialzando, non ci credo. Murphy, Murphy già sta per fare, no, Scorpion, Scorpion lo acchiappa. Powerbomb, 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 non ci credo. Scorpion Cutter, signori, Scorpion Cutter. Adesso prende John Murphy, attenzione, guardate cosa fa. Irish Whip, lo sbatte sulla scala. Poi sale sulla cima del paletto, no, ragazzi? Oh mio Dio! Sfonda da scala! Oh mio Dio! Cosa ha fatto Scorpion? Ha sfondato la scala!
Porca miseria! E adesso posiziona la scala! Sale in cima, signori! Sale in cima! Murphy ormai è stremato! E Scorpion prende la valigetta! È finita! Scorpion e Mr. Volto in the Bank! E adesso, amici, è tempo di passare al nostro main event della serata. Triple threat match, valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi della federazione. E dunque avremo Dustin Myers contro Diego Mendoza contro il campione Trevor Fischer. Signore e signori, siamo giunti al nostro main event. Il seguente incontro è un triple threat match ed è valevole per il titolo mondiale di pesi massimi della Ring of Volto. E il primo atleta a fare il suo ingresso è uno degli sfidanti. Lui è Diego Mendoza! E l'altro sfidante a fare il suo ingresso è Dustin Myers! E signore e signori, l'ultimo atleta a fare il suo ingresso è il campione mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto. Lui è il campione del popolo. Lui è Trevor Fischer. Really?
E dunque, signori, il main event può avere finalmente inizio. E ci siamo, signori, si parte col main event. Dustin Myers attacca subito il campione. German suplex di Diego Mendoza che arriva da dietro. Adesso Trevor lì da manforte. Boom! Cagione su Dustin Myers. Però guardate Diego che ne approfitta adesso. Acchiappa il campione. Attenzione, lo vuole bombizzare. Powerbomb! E c'è subito il tentativo di schienamento. Arriva l'arbitro. Uno. Niente. Colpo di reni del campione del popolo. Trevor Fisher intanto. Myers, guardate, si avventa come una furia su Diego Mendoza. Adesso la farà per bene. Attenzione, cosa vuole fare? Oh mio Dio! Lo schianta al tappeto. Intanto Trevor, guardate, era lì in agguato. Acchiappa la Dustin Myers. Poi lo prende, lo scaraventa all'angolino. Rincorsa, no! Myers lo trafigge. Poi la farà per bene. Attenzione, oh mio Dio! Se lo carica, no! Diego Mendoza interviene. Prende Dustin. Russian leg sweep. E lo manda al tappeto. Adesso si concentra su Trevor Fisher, che però intercetta il suo tentativo di attacco. Adesso no, Mendoza passa al contrattacco. No, Trevor lo blocca per una gamba. No, Mendoza lo scalcia via. Intanto Myers mostra tutti i suoi muscoli come un vero bronzo di riace davanti a tutto il pubblico. E adesso, guardate, si prende pure il lusso di prendere a calci nel culo Diego Mendoza. Lo manda al tappeto. Intanto, oddio, rollapi Trevor Fisher. Uno. Ah, Myers sguscia subito via. Poi Trevor prova a colpirlo. Myers lo evita. Guardate che cazzotti lì di fila. Poi sono in zaina. Mamma mia, sidewalk slam. Che potenza. Uno stomp. Ancora Myers. Mostra i muscoli. Porca miseria. Che prestanza fisica. Che mascolinità. Ma Trevor Fisher adesso lo acchiappa là dietro. Vai, lo mette seduto. Boom. Gomitata dritta sulla testa. Intanto Mendoza torna sul quadrato. Una culla sul campione. Arbitro, sveglia. Uno. Due. No. Colpo di reni di Trevor Fisher. Intanto Myers si è ripreso. Mendoza lo colpisce. Gomitata di Myers su Trevor Fisher. Intanto Mendoza lo prende. Lo accompagna al tappeto con questa manovra bellissima. Intanto Trevor, guardate. No. Prova a colpire Mendoza, che poi ribalta tutto. No, ancora Fisher. Rincorsa. No, ancora Mendoza. No, ancora Trevor. Boom. Stomp sulla bocca dello stomaco. Adesso il campione mondiale sale sulla seconda corda. Si lancia. Mio Dio, che gomitata, in caduta. Intanto Myers, guardate, prende Trevor, la tende al varco. Mio Dio, lo colpisce, no. Non ci crede, amici. È pronto a mettere a segno la sua manovra speciale. Mio Dio, la chiappa al volo. E lo schianta al tappeto. È la fine. Uno. Due. No. Diego Mendoza ci mette la scarpa. E adesso acchiappa Myers. Powerbomb. E lo manda al tappeto. E adesso va a schienare Trevor. Uno. Due. Trevor. Trevor si rialza. Colpo di legna. Adesso Mendoza prova a colpirlo. No, Trevor si rialza di colpo. Spinning kick. No, Mendoza lo evita. E poi. No, una culla. Prova ancora a beffarlo. Uno. Niente. Trevor Fisher in qualche modo si rialza. Adesso va a colpire Mendoza, che però no. Passa il contrattacco e lo colpisce. Oddio, Twist of Fate. Twist of Fate. È la fine. C'è schienamento. No, Myers. Myers si mette in mezzo. Tra Mendoza, guardate, lo intrappola con una culla. Attenzione, no. Trevor Fisher si mette in mezzo, signori. Adesso prende Diego Mendoza, così lo prende. Boom. E lo butta adesso nel quadrato. Intanto Myers, guardate, continua a distrarsi. Trevor allora dice: vieni qua caro mio. Braccio teso all'angolo, rincorsa, running bulldog. E qua, signori, c'è il tentativo di chiusura. Uno, niente. Myers si alza subito. Intanto, ragazzi, nei triple threat match vi ricordo che non sono squalifiche. Infatti Mendoza ha portato una sedia sul ring, ma Trevor gli ha impedito di usarla. Intanto guardate Myers, che adesso viene preso da Diego Mendoza, che adesso lo colpisce duramente sul petto. Lo tramortisce, rincorsa, baseball slide. Mamma mia, intanto Trevor, guardate, si riprende. E prende pure la sedia, intanto la finisher di Diego Mendoza su Myers. Intanto arriva pure Fisher con la sedia, che li colpisce entrambi. Mamma mia, signori, adesso Trevor potrebbe approfittarne. Prende Mendoza, lo rimette in piedi. Adesso, boom, gli tira un pugno sullo stomaco. Anche un altro pugno, poi lo prende. Attenzione, tempo di Brainbuster. Olè, Brainbuster. Olè. Trevor però non è abbastanza. Prende Mendoza, lo rimette in piedi. Attenzione, Codebreaker. Codebreaker, Codebreaker. È la fine, signori. È la fine. Uno.
2, no, Myers intercetta tutta, allora Trevor incomincia a colpirlo ripetutamente, così, pugni su pugni, vai Trevor, no, Myers riesce a contrastarlo, poi lo prende, se lo inzaina forse per una gorilla press slam, oh mio Dio, lo fa volare, e lo schianta al tappeto, Trevor è tramortito, intanto Mendoza viene preso da Myers, che mette a segno la sua finisher, non ci credo, 1, 2, no, kick out di Mendoza, non ci credo, shock signori, shock totale, Dustin Myers è arrivato vicinissimo a conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi intanto, twist of fate da parte di Diego Mendoza che si appresta a chiudere, 1, 2, ah, Trevor Fischer arriva all'ultimo, Mendoza prende Myers, riprova lo schienamento, oh Mendoza, guaglio! Ecco qua, Trevor Fischer lo agguanta, lo rimette in piedi, no, casino totale, Myers prende il campione, prova a inzainarselo, no, Trevor, boom, lo colpisce sulla gamba, attenzione, intanto Mendoza è lì in agguato, oh mio Dio che braccio teso in tuffo, mamma mia signori, prova la chiusura, 1, 2, no, kick out da parte di Trevor Fischer, mamma mia signori, intanto Myers si sta rialzando, acchiappa Mendoza, se lo inzaina, oddio, follow away slam intanto Trevor acchiappa il bronzo di Riace, poi lo scaraventa lì nella zona dell'apron, Myers proietta un pugno, oh mio Dio, e torna sul quadrato, adesso afferra per bene Trevor, lo prende per la nuca, attenzione, oddio, li fa sbattere la testa lì sul cuscinetto dell'angolino, mamma mia, e adesso guardate, infierisce con queste gomitate ripetute sulla testa, mamma mia, prova lo schienamento, 1, 2, no, kick out del campione mondiale, intanto Mendoza è lì, tramortito, all'esterno del quadrato, adesso Myers subisce questa scarpata in faccia, da parte di Trevor Fischer, che lo prende, vai, lo manda sulle corde con una bella risweep, schiacciata accompagnata, prova lo schienamento, no, Mendoza si mette in mezzo, oddio, inseguri kick, ai danni di Trevor Fischer, mamma mia signori, Mendoza, guardate, lo rimette in piedi, mette a segno la sua finisher, è la fine signori, no, Myers, provvidenziale, si mette in mezzo, prende Mendoza, se lo inzaina, mamma mia signori, che sollevamento, ancora Dustin, non si ferma, la ferra per la gola, prova la sua finisher, Mendoza però lo stronca, così, poi lo prende, lo spesce lì nella zona dell'apron, Myers però passa al contrattacco, attenzione, si mette in mezzo anche Trevor Fischer che prende Diego, lo schianta al suolo, mamma mia, intanto, Trevor adesso, guardate, attacca ripetutamente Dustin Myers, così, braccio teso, running bulldog, mamma mia signori, intanto Mendoza si è rialzato, Trevor va subito a colpirlo, ma Diego signori non ci sta, passa al contrattacco, drop kick, no, Trevor Fischer passa al contrattacco e lo colpisce duramente, adesso li mette in piedi Dustin Myers, poi guardate, no, è pronto a inzainarselo per mettere a segno la sua manovra speciale, sì, oddio, Mendoza tramortisce Trevor, oh mio Dio, oh mio Dio, DDT, e lo manda al tappeto, basta, la fine, 1, 2, no, Fischer, mamma mia, si rialza, Trevor Fischer si rialza, intanto Mendoza si concentra su Myers, che adesso lo prende, attenzione, no, ragazzi, oh mio Dio, mette a segno la sua manovra speciale, basta signori, basta, 1, 2, no, Diego Mendoza si rialza, oh mio Dio, intanto Myers lo attende al varco, dice vieni qua che ti purgo, vai, la sua finisher, no, Mendoza ribalta tutto e mette a segno la sua finisher, 1, no, Trevor si è messo in mezzo, Trevor è tornato, giusto in tempo, così, prende Mendoza, lo scarica l'angolino, poi signori, prende anche Myers, vai, porta pure lui all'angolo, rincorsa, mamma mia, li travolge entrambi, così, adesso prende Myers, no, Myers, ribalta tutto, oh mio Dio, prende Trevor, attenzione, se lo inzaina, boom, lo fa volare, mio Dio, Mendoza arriva, no, Myers, astutissimo, guardate, lo acchiappa, mamma mia signori, e lo schianta al tappeto, così, Trevor è lì che barcolla Myers, lo colpisce,
con un calcio in rito sulla testa. Mamma mia, poi prova a colpirlo. No signori, Trevor Fischer non ci sta, passa al contrattacco, lo colpisce ripetutamente, poi prova uno spinning kick, no, Myers lo evita, attenzione, no, ancora Trevor, così, no, Myers lo prende, guardate, lo indica, dinanzi al pubblico, come a dire, avete visto? Io sto mettendo in difficoltà il vostro campione, io lo sto mettendo in ginocchio, adesso vuole salire pure sulla cima del paletto, no, ma che vuole fare? Va vuoto, Trevor lo evita, spinning kick, così Mendoza torna sul quadrato, sì, vai Diego, boom, col candlestick lo spezza addosso a Trevor Fischer, attenzione, momento clou del match, Mendoza, twist of fate, è il momento giusto, Diego, dai, inseguri kick, Trevor tramortito, Mendoza la tende al varco, dai, la sua finisher, dai che è finita signori, dai, 1, 2, no, Trevor si rialza, arriva Myers, Mendoza però lo braca, come a dire, vieni qua, lo afferra per bene, Myers però signori, passa al contrattacco, allora Trevor lo prende, lo agguanta, attenzione, poi va da Mendoza, no, Mendoza passa al contrattacco, no, Trevor lo bracca, no, Mendoza lo prende, lo scalcia via, Diego travolge Dustin Myers, poi ancora Mendoza rimette in piedi il suo rivale così, attenzione, lo scalaventa all'esterno del quadrato, oh mio Dio, poi cosa vuole fare, attenzione, gli stira la gamba prima da una parte e poi dall'altra, poi Trevor, guardate, sai, sulla cima il paletto, oh mio Dio, colpisce Mendoza, oh mio Dio, poi arriva pure Myers, allora Trevor, guardate, lo colpisce per bene, ripetutamente, no, ancora Mendoza, prende il campione, che però, guardate, non si fa afferrare, anzi, passa il contrattacco, no, Mendoza, braccio teso, no ragazzi, ancora Trevor, che adesso va da Dustin Myers, intanto Mendoza, guardate, sbatte il ginocchio di Myers al tappeto, intanto Trevor prende pure una sedia, Mendoza adesso afferra Dustin, oh mio Dio, lo sbatte contro la barricata e intercetta il tentativo di sediata di Trevor Fischer, gomitata dritta sulla testa, drop kick, manda il campione al tappeto, il pubblico signori è in estasi totale, mamma mia, adesso Mendoza, guardate, prende Myers, così lo porta verso la barricata del pubblico, mamma mia, adesso cosa vuole fare? No, oddio, Russian Leg Sweep, lo fa sbattere sempre lì sulla barricata, intanto torna Trevor signori, anzi ritorna sul quadrato, fa il giro, lo spazio è stretto, Myers viene sbattuto sulla barricata da Diego Mendoza, arriva pure Trevor che forse vuole dargli manforte, attenzione, prende Myers, oddio, lo acchiappa e lo schianta al tappeto, una power slam, no, calcione di Trevor che da terra passa al contrattacco, intanto Mendoza, così, stordisce Myers che però gli toglie il candlestick dalle mani, attenzione però al ritorno di Trevor, no, Myers lo scalcia via, anzi lo scansa via, ma anche Trevor signori ripassa al contrattacco, rincorsa, braccio teso ai danni di Myers e Mendoza gli dà manforte, così, no, pure Trevor finisce per essere colpito, oh mio Dio, che casino totale, signori, adesso Trevor, boom, colpisce Diego Mendoza, poi lo prende, oh mio Dio, lo sbatte lì sul tavolo dei commentatori, poi, oddio, ancora, lo sbatte la testa, poi lo prende, attenzione, oh mio Dio, no, ragazzi, Brainbuster, olè, intanto Myers, guardate, di ritorno, prova a colpire Mendoza, ma Trevor si mette in mezzo, attenzione, no, Myers afferra Fischer, mio Dio, lo sbatte, contro i granelli d'acciaio, porca miseria signori, che main event adesso Trevor, guardate, passa il contrattacco, Myers però l'afferra, attenzione, oh mio Dio, se lo inzaina, boom, lo lancia verso i granelli d'acciaio, intanto Mendoza arriva come a dire, vieni qua caro Dustin, però Dustin Myers passa il contrattacco e colpisce Mendoza ripetutamente, poi cosa fa? Torna sul quadrato, intanto Trevor e Mendoza continuano a combattere mentre Myers si prende pure un po' di relax, ma non ci credo, Myers vieni a combattere e non fare così, adesso Trevor afferra Diego Mendoza, attenzione, lo prende per la nuca, che fa? No, lo vuole portare proprio dove Diego stava preparando tutto quanto. Oddio, nei pressi del tavolo dei commentatori, Trevor si carica, attenzione, no, Mendoza contrattacca, Myers si mette in mezzo, prende Fischer,
Attenzione! Myers scatenato, neppure Mendoza. Oh mio Dio! Lo raggiunge sul quadrato. Attenzione! Arriva pure Trevor. Si prosegue. Mamma mia! Botta e risposta da tutte le parti. Attenzione! Recipe di Myers. Sganascione. Trevor cade al tappeto. Mendoza intanto prende Myers. Guardate, lo mette sdraiato. Dopo l'atomic drop. Boom! Leg drop a scassare le cosce. Intanto Trevor Fisher è lì. Dolorante. Stanchissimo. Mendoza adesso ne approfitta. Lo prende e lo manda nella zona dell'apron. Poi guardate cosa fa, lo colpisce sullo stomaco. Mamma mia, signori! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Diego Mendoza? Adesso Diego afferra per bene Myers, così lo prende per la nuca. Intanto Trevor è lì che sta arrancando. Myers colpisce brutalmente Diego Mendoza. Attenzione, però arriva anche Trevor Fisher che lo sbatte sul tavolo dei commentatori. Poi arriva pure Mendoza. Oh mio Dio, gomitata sul campione mondiale. E poi lo prende, boom, lo sbatte sulla barricata. Myers di ritorno colpisce Mendoza. Oh mio Dio, e lo lancia via come un sacco della spazzatura. Che main event di Vault in the Bank, amici. Terza edizione del suddetto evento. Vi ricordo, se volete visitare il nostro sito ufficiale, lo trovate anche impresso sulla barricata, www.ringovolto.it. Adesso concentriamoci di nuovo sul match. Trevor sbatte Myers sul tavolo dei commentatori, così, anche Mendoza sembra dargli man forte. Attenzione, oddio, Mendoza colpisce sia Myers che Trevor Fisher, che intanto, guardate, continuano a battagliare fra di loro. Diego Mendoza adesso sembra averla meglio. Oddio, Myers invece, quello che ha la peggio, e sbatte la testa sul tavolo dei commentatori. Adesso Trevor afferra per bene il bronzo di Riace, guardate, lo vuole posizionare lì sul tavolo probabilmente. Adesso lo prende, no. No, mio Dio, ragazzi, lo posiziona lì. No, che vuole fare Trevor? No, no, zaina! Oh mio Dio, schiacciata uragano! Ha sfondato tutto. Mendoza colpisce Trevor con una bella sediata. Oh mio Dio. E poi va pure da Myers. Sediate a non finire. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Pazzesco, signori. Adesso Mendoza si concentra di nuovo su Trevor Fisher. Così lo prende e lo riporta sul quadrato. Vai così, vai Mendoza, è il tuo momento. Prende Trevor, lo rimette in piedi. No, Fisher gli rifila una craniata e lo manda al tappeto. Ancora Trevor, attenzione. Sì, gli rifila una bella chop. No, Mendoza passa il contrattacco, no. Ancora Fisher, Myers intanto si sta riprendendo. Attenzione. E si avvicina, zitto zitto, nella zona del quadrato. High sweep di Trevor Fisher su Diego Mendoza, lo schianta al tappeto. Intanto Myers mostra i muscoli. Oddio, Trevor prova a colpirlo. Myers però lo scalcia via. Poi attenzione, Myers se l'abbraccia. Oh mio Dio, e c'è un belly to belly suplex. Poi Myers fa la Diego Mendoza e lo colpisce ripetutamente. Ancora Dustin se lo inzaina. Mio Dio, Snake Eyes dritto sulla terza corda. Attenzione, 1, 2. Ah, kick out di Mendoza all'ultimo. Diego, hai rischiato grosso. Myers connette con la sua finisher, non ci credo. 1, 2. No, kick out di Mendoza. Intanto, signori, torna Trevor Fisher. Codebreaker su Myers. Così, bravo Trevor. Adesso prende Dustin. Così, vai, lo manda sulle corde. Boom, boom, boom. Pugni. A raffica. Così, grande Trevor. Prende Myers, lo rimette in piedi. Attenzione, continua a colpirlo. Vai, la ferra. Brainbuster, ole. Però Mendoza acchiappa il campione. Non ci credo, no. Trevor lo blocca. Boom, braccio teso. E lo manda al tappeto. Così, vai Trevor. Prende Mendoza, lo scarica all'angolino. Rincorsa, no. Lo colpisce con un pugno, ancora pugno, no. Mendoza ribalta tutto, lo carica sulla cima del paletto. Ma no, Trevor lo prende, lo scansa via, lo colpisce dritto in faccia. Poi guardate, boom, botta sullo stomaco. Poi lo prende, attenzione, Brainbuster, olè. Intanto Myers, guardate, lo sta cercando di rialzarsi all'esterno del quadrato. Allora Trevor, guardate, lo prende, lo rimette in piedi, prova. No! Myers! Se lo inzaina! Non ci credo, lo manda al tappeto. Oh mio Dio! Myers
Che prestazione, ma che prestazione di tutti e tre gli atleti, ragazzi. Tutti strepitosi. Intanto Mendoza prova a colpire Trevor, che però lo evita. Attenzione, no, gomitata in faccia a parte di Mendoza. Attenzione, Myers prende Diego, lo manda a contrabarricata. Intanto Trevor Fischer si dirige verso il bronzo di Riace. No, ancora Mendoza che si mette in mezzo. Ancora Myers. Oh mio Dio, prende Trevor, lo manda verso la barricata. Attenzione, Mendoza cerca di inseguire Myers, che torna sul quadrato. Allora sia Mendoza che Trevor lo inseguono, come dire, sì, vieni qua, farà busto, vieni che le becchi da entrambi, così, e Myers subisce pizze sia da Trevor che da Diego Mendoza, così, così si finisce a fare gli arroganti, così, così. Allora Trevor lo prende, lo manda all'angolo e lascia campo aperto a Diego Mendoza, sì, braccio teso, vai, grande Mendoza, prende Myers. Poi lo rimette in piedi, vai così, continua a colpirlo. E poi no, Myers passa al contrattacco ancora. E di nuovo Trevor, così, così, così. Vai così, così entrambi. Vai così, Myers adesso prende Trevor. No, Trevor lo colpisce. Attenzione Mendoza, twist of fate. Dai ragazzi, Myers è fuori gioco. Dai così, adesso Trevor ne approfitta per bene. Prende Mendoza. Oh mio Dio, manovra spessa schiena. Devastante, poi guardate cosa fa, prende Dustin Myers, adesso la ferra, vai così, lo butta nella zona dell'Epron, poi prende la rincorsa, lo fa finire all'esterno del ring, poi dall'Epron, mamma mia, si lancia e Myers lo evita, ma non ci credo, poi guardate, la ferra per bene, ma Trevor signori non ci sta, passa il contrattacco, codebreaker, 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 Trevor torna sul quadrato, così, e invita Diego Mendoza a farsi avanti, dice vieni qua, vieni qua, infatti Mendoza non si fa attendere, così, così, prende Trevor, no, lo colpisce. Lo colpisce con un braccio teso e non ci credo, prova a colpirlo. No ragazzi, Trevor non ci sta, passa al contrattacco, un bel braccio teso intanto signori. Torna Myers che colpisce Trevor, no, gomitata in faccia, ancora Mendoza. Oddio, mette a segno la sua finisher, però arriva anche Trevor, pugno sullo stomaco di Mendoza. Oddio, il suo colpo la KO, è la fine signori, è la fine. 1, 2, 3, Trevor Fischer vince e conserva il titolo. In the echoes of the distance, reach the infinite goal of my existence. It's fading away, it's dumped in the gray. There's gotta be a way out of it. Just keep on digging the grave, 'cause I've been stuck in this way. E dunque amici, su queste immagini si chiude qua questa edizione stratosferica di Volto in the Bank. Grazie mille a tutti quanti per aver partecipato, vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo imperdibile episodio, settimana prossima, sempre mercoledì, ore 17, con un super mega episodio post pay per view. Grazie ancora a tutti, ciao!